pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme, di nuovo con una puntata un po' speciale che prende il via parlando dei Coldplay, che sono anche il nostro gruppo protagonista della puntata di oggi. La band infatti è in tournée e in occasione di una delle esibizioni live ecco che Chris Martin ha voluto dedicare uno dei loro brani più noti a una coppia di futuri sposi che ha avuto il piacere di incontrare in un pub il frontman dei Coldplay. Per questo poi lui ha voluto dedicare a loro A Sky Full of Stars, interpretando al pianoforte. È accaduto il tutto in un pub, lo Stag Inn di Bath, cittadina dell'Inghilterra, vicino al festival di Glastonbury, dove si sono esibiti proprio i Coldplay appunto sul palco. Il frontman Chris Martin e la sua compagna Dakota Johnson hanno deciso di fermarsi a prendere una birra in questo locale, dove ovviamente sono stati riconosciuti dai presenti. Tra i clienti c'era infatti anche una coppia di fidanzati che si sono rivolti a Chris Martin annunciando le loro imminenti nozze e così svelando che il loro primo ballo da marito e moglie sarebbe avvenuto proprio con le note di A Sky Full of Stars, grande successo dei Coldplay. Una dichiarazione che ha colpito a tal punto Chris Martin che, sfruttando il pianoforte presente all'interno del locale, ha deciso di intonare le note della celebre canzone e proprio dedicarla ai futuri sposi, ma anche alla sua fidanzata Dakota Johnson. Ai microfoni di un emittente locale, il proprietario del posto, Chris Parkin, ha raccontato più nel dettaglio questo episodio. Inizialmente, infatti, dopo aver preso l'ordine di portare due birre ai nuovi clienti appena entrati, ha chiesto conferma ai suoi assistenti, chiedendo se l'uomo fosse veramente Martin. Inevitabilmente i presenti si sono avvicinati al frontman dei Coldplay, tra cui anche Jeremy e Anna, i due futuri sposi. Una volta ascoltato il loro racconto, Chris Martin si è offerto appunto di interpretare quella che sarà la loro canzone, A Sky Full of Stars, regalando loro un'emozione ovviamente unica. Al termine, tra l'altro, ecco che il cantante, che ha anche alle spalle un divorzio da Gwyneth Paltrow, sua compagna di vita dal 2003 al 2016, ha dato anche alcuni consigli a Jeremy, in particolare pare invitandolo a prestare molta attenzione ad Anna, ad ascoltarla sempre. Infine ecco che il gestore Chris Parkin ha ammesso di non avere riconosciuto la nuova fidanzata di Chris Martin, Dakota Johnson, semplicemente perché proprio non sapeva chi fosse. Comunque, dopo l'esibizione al festival di Glastonbury, i Coldplay sono impegnati ora in un tour mondiale che è iniziato a Francoforte il 2-3-5 luglio, ma che sta anche proseguendo per poi terminare ad agosto inoltrato in Europa. Oltre che nel vecchio continente, però si esibiranno anche in Sud America, con l'ultima data prevista l'8 novembre a Buenos Aires. Abbiamo citato dunque Sky Full of Stars, che è un successo piuttosto recente, del 2014, mentre in chiusura di puntata vorremmo tornare un po' più indietro nel tempo, esattamente a quello che è il singolo che ha permesso alla band britannica di ottenere successo mondiale, ossia Yellow, che ci porta anche al 2000 e all'album Parachutes. Il brano è diventato presto una hit e a luglio del 2000 è arrivato a piazzarsi alla quarta posizione della classifica dei singoli nel Regno Unito. Nel 2001 invece ha vinto un NME Awards come miglior singolo dell'anno. E allora eccolo per voi.